Ci siamo? Sì. Che sensazioni avete avuto rispetto a quello che vi ho detto? Beh, intanto guardare avanti è importante. Ah, diciamo che come assetto ci siete. Allora, quello che è venuto fuori è questo, che è aumentata un pochino la velocità e molti di voi hanno perso il controllo di qualche parte del corpo. Capite? Soprattutto dei piedi. Molti di voi hanno corso in punta, ok? Molti avete corso così. Perché che succede? Succede questo, quindi questo è un altro fatto importante che dovete saper analizzare, perché poi dovete fare delle attività. Cioè, il controllo delle parti distali del corpo rispetto al baricentro, più le parti distali si muovono velocemente, più il controllo è un qualche cosa da conquistare. Quindi voi, io vi ho detto, piedi a martello, metatarsalo in piede, mantenere l'arto per non cedere, poco si è visto di questo, perché chiaramente non appena il dinamismo dell'esercitazione è aumentata, voi avete perso il controllo, soprattutto delle parti distali, capite? Quindi che cosa significa questo? Significa che nel momento in cui vi rendete conto che il livello di abilità dei vostri ragazzi è questo, bisogna iniziare a lavorare con delle esercitazioni sempre globali che permettono una migliore percezione di queste parti del nostro corpo. Capite? Perché se uno pensa di poggiare di metatarso avampiede, no? O di tutta pianta, invece corre in punta, vuol dire che la percezione di ritorno che gli arriva dal contatto del terreno non è quella esatta, perché è una parte poco sensibile del vostro corpo. Cioè, non ci sono esperienze antecedenti da cui attingere per modificare il gesto. E l'altra cosa che si vede è questa, che se voi arrivate a terra con l'arto piegato, già piegato, questo fatto del sostegno, capite? Quindi un altro aspetto della corsa che non vi ho detto, ma che scaturisce da quello che vi ho detto, è questo. Cioè l'arto inferiore, prima di poggiare al suolo, deve essere disteso, capite? Vedete? Io sto correndo, arrivo qui, un attimo prima che il piede prende contatto con il suolo, l'arto deve essere naturalmente disteso. Se arrivo e faccio così, vedete, questo è un qualche cosa che già mi mette nella condizione di cedere e di frenare. Quindi per avanzare bene nella corsa è vero che devo correre dall'alto verso il basso e avanti verso dietro, però l'arto si deve distendere, perché sta teso, c'è cioè un minimo di stiramento e accorciamento, propulsione in avanti. Okay. Un'esercitazione molto buona per iniziare ad avere una maggiore percezione di due cose, arto disteso e piedi a martello, no? Che per prendere di metatarso in piede, vedete? Il piede deve essere flesso dorsalmente, deve stare così, non deve stare così, deve stare così. Man mano che scendo, vedete, anche se voi pensate che se il piede continua la sua corsa si poggia di tallone, ma vedete? Guardate. Ok, quindi il piede deve essere a martello, perché io sto avanzando e man mano che vado verso dietro poggio di metatarso. Se penso che devo stare di metatarso vado in punta. Ok? Detto questo, un'esercitazione molto buona, propedeutica per acquisire delle sensibilità da trasferire nella corsa è la marcia. Ok, quindi noi adesso proviamo a marciare. Iniziamo a lavorare su una progressione didattica in cui faremo tutti i passaggi, tutte le esercitazioni possibili e immaginabili che ci porteranno a passare dalla marcia alla corsa. Per farvi capire come si può lavorare su un gesto aggrandendo dei particolari. Una tecnica, una strategia per far apprendere qual è? Che se io non percepisco un particolare del mio movimento, io devo trovare un'esercitazione che comunque è molto vicina alla mia corsa, che mi permette di avere delle informazioni di ritorno aggrandite su un particolare del gesto. Devo accentuare una parte del gesto. Ok? Allora, noi partiamo da questo, partiamo dalla marcia.
Io adesso vi chiedo, partendo da lì, di marciare tutti quanti fino alla fine del rettilineo, facendo due cose: piede a martello, quindi rullare completamente sull'appoggio, e tenere ginocchio teso. Forza. Dai.